La giornata del campionato nazionale dilettanti vedeva il Lanciano opposto al Luco di Marsi in una partita estremamente difficile per il morale e anche per la classifica. Il Lanciano ha fatto leggermente discutere la settimana scorsa con il pareggio casalingo e quindi oggi ha ripetuto una prova importante in trasferta, cogliendo la sesta vittoria consecutiva in 6 trasferte e cancellando sicuramente l'opaca prova di domenica scorsa. Ma entriamo in cronaca, al 10° minuto la prima vera azione di affondo, il Lanciano la costruiva passando in vantaggio con Paoloni che ribadisce in rete di testa un pallone sugli sviluppi di un calcio d'angolo, pallone che danzava pericolosamente davanti al portiere Rossi. Al 16° il Lanciano poteva raddoppiare con Arancio, il cui colpo di testa da ottima posizione sorvolava la traversa, neanche il tempo per la rimessa in gioco da parte del portiere, quindi nella conseguente azione di rimessa, dopo solo 30 secondi il Luco pareggiava con Fidanza, lesto a mettere in rete un pallone lisciato dalla retroguardia rossonera. Dopo il pareggio le squadre si sono affrontate prevalentemente a centrocampo e solo al 33° il Lanciano costruiva un'altra azione pericolosa che Paoloni metteva sul fondo. Sul finire del primo tempo il Lanciano sfiorava ancora il raddoppio con questa azione. Passiamo alla ripresa, al 2° minuto un brivido per i sostenitori rossoneri con questo liscio di Flavoni, sicuramente tradito dalla gibbosità del terreno in sansa dello stadio comunale di Luco De Marsi. Al 12° era sempre il Lanciano a farsi pericoloso con Damiani che non riesce a concludere da par suo e manda sul fondo un invitante pallone. Ancora il Lanciano al 30° in una mischia furibonda in area del Luco non riesce a ribadire in rete un pallone molto invitante. Al 43° le percussioni rossonere raggiungono il culmine con la rete del raddoppio da parte di Damiani al 12° centro personale. Damiani che manda in visibilio i sostenitori accorso a Luco Di Marsi con una rete di pregevole fattura. 3 punti importanti che i rossoneri frentani portano a casa aspettando anche la pausa natalizia. L'incontro col Ceccano del 6 di gennaio sarà sicuramente un momento da affrontare con più calma e con estrema soddisfazione. Anche per le interviste del dopo partita, ma di Luco Di Marsi Lanciano, poi andremo a rivedere anche le interviste di Ortona Bisceglie. Partiamo con le interviste di Luco Lanciano. Mister Castori, piccola battuta d'arresto domenica scorsa, oggi si è ripreso con gli interessi Lanciano? No, ci siamo ripresi quello che meritavamo, perché nel contesto di questa partita abbiamo sicuramente strameritato di vincere, creando tantissime palle gol e il pareggio fino a 2 minuti alla fine non ci stava premiando per gli sforzi e per il gioco espresso. Molto cuore, a volte forse qualche piccola battuta o semi battuta d'arresto può far comodo. Ma io dico che è umano, cioè nell'essere umano a maggior ragione in una squadra di calcio non si può essere sempre a top tutti i giorni, non si può essere sempre a top tutte le domeniche. Anche domenica scorsa è stato questo pareggio, abbiamo saputo cogliere l'aspetto psicologico giusto per rilanciarci, per ripartire. Il Potenza non molla, ha vinto anche lei, quindi rimane invariata la testa. Sì, però noi dobbiamo pensare a noi e ricavare il massimo da ogni partita. Adesso abbiamo questi 4 punti di vantaggio che testimoniano che abbiamo fatto un giro d'andata fino adesso eccezionale. E noi possiamo solo pensare a continuare a fare il meglio ogni partita e poi su un campionato insomma si tirano sempre alla fine. Mister Di Paolo, anche oggi per un non nulla il Luco stava per fermare un'altra grande, come ha fatto con il Potenza, come ha fatto con le altre squadre, poi alla fine qualcosa è mancato, cosa è successo? Diciamo, questo è anche l'interrogativo, è quello che io in primis mi chiedo ogni settimana e sul quale sto lavorando. Sicuramente se domenica scorsa noi abbiamo avuto un contraccolpo, diciamo, perdere a Ceccano dopo aver dominato la partita è stato brutto. Oggi è un contraccolpo importante anche, però alla fine ci si rassegna anche perché si è perso contro una squadra fortissima, la più forte del campionato, che è venuta qui a Lugo e ha espresso
una voglia, un ardore, quello che forse io non mi aspettavo, un ardore proprio dai più anziani, da Buratti, da Leone, cioè da questa gente già affermata, ma che ha messo sul campo una voglia e una determinazione fino alla fine, perché anche il gol di Damiani è stato, ecco, proprio la forza di volontà, la prodezza cercata fino all'ultimo momento per poter vincere una gara che per Lanciano significa molto. Per noi, ecco, ripeto, poteva essere un punto importante, era sicuramente un punto sperato anche, però sicuramente non ci si batterà e non ci addoloreremo più di tanto, perché viene la sosta e sicuramente si riordineranno le idee e spero anche di poter recuperare quelle due pedine a centrocampo che per noi stanno diventando troppo importanti. Mancavano due minuti al termine regolamentare quando il Lanciano è andato in vantaggio per il 2-1, ci aveva creduto il pareggio? Ma se io dicessi di no sarei un bugiardo, ci ho creduto perché era l'87esimo, speravo anche che, anche se il Lanciano avesse avuto qualche altra azione da gol, così come erano sfumate le altre, poteva sfumare anche quest'altra, cioè a due minuti alla fine qualunque squadra di questa categoria con un pizzico di fortuna si organizza anche in modo di poter portare in porto un risultato. Noi siamo stati così fermati da questa prodezza di Damiani, ma nello stesso tempo, ecco, dobbiamo fare anche un piccolo mea culpa, perché noi non siamo capaci ancora di poter gestire un risultato così importante. Non ci sono state quelle furbizie, tra virgolette, consone di giocatori di questa categoria. Abbiamo soltanto ribattuto colpo su colpo, ma non siamo stati capaci di far passare quel tempo necessario affinché si potesse arrivare ad un risultato per noi prestigioso.